Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Gara del trasporto pubblico in Toscana segna forse la parola fine ai ricorsi dopo la pronuncia del Consiglio di Stato, che consente a Regione Toscana di assegnare il servizio ad Autolinee Toscane del gruppo transalpino RATP, respingendo quindi il ricorso di Mobit contro l'aggiudicazione della gara. Termina così il lungo contenzioso sulla travagliata gara regionale del valore di 4 miliardi di euro per 11 anni di servizio. La pronuncia del Consiglio di Stato consente ora a Regione Toscana di assegnare la concessione dei servizi, aggiudicata sia nel 2016 che nel 2019 ad Autolinee Toscane in maniera temporanea. In realtà non ci sono da compiere atti nuovi, cioè soltanto da dare esecuzione a quelli che sono già avvenuti. C'è una gara europea che è stata bandita oramai anni fa, finalmente dopo questo lungo contenzioso penso che abbiamo l'ultima sentenza, una delle tante, che ha decretato la correttezza della gara che è stata bandita e che è stata gestita dalla Regione. E io devo veramente ringraziare la professionalità e il rigore dei dipendenti della Regione che l'hanno seguita, l'avvocatura che l'ha difesa, perché il risultato è veramente un risultato importante anche sotto il profilo giuridico, perché questa è una gara che fa giurisprudenza in Europa. Ma l'aspetto più importante ora è che si dia esecuzione a quello che la gara prevede, perché esiste già un contratto firmato con quelli che sono stati ulteriormente decretati i legittimi vincitori, e questo penso debba avvenire nel migliore dei modi, con le modalità, diciamo, della maggiore collaborazione fra chi deve uscire e chi deve entrare, nell'interesse ovviamente dei cittadini toscani. Penso che questa gara rappresenti una grande opportunità per la Toscana e per i cittadini della Toscana e per chi viene in Toscana in termini di qualificazione del trasporto pubblico locale. Nel capitolato di gara sono previsti investimenti molto ingenti, circa 200 milioni, dovranno viaggiare nelle nostre strade circa 2.000 mezzi nuovi. Ci sarà la bigliettazione unica, c'è una garanzia per il comparto in termini di occupati, sono più di 5.000, il capitolato è chiaro, nessuno dovrà perdere il lavoro, ci sarà maggiore spazio per l'integrazione tra l'extraurbano e l'urbano, per una migliore integrazione tra il ferro e la gomma. Insomma, una parte dei contenuti della gara li abbiamo anticipati, come la comunità tariffaria in Toscana che ha ridotto da 300 e oltre tariffe ad un unico schema tariffario con il contratto ponte. Ma ora ci sono tanti aspetti che troveranno attuazione nei prossimi mesi e nei prossimi anni, e sicuramente il trasporto pubblico locale della Toscana ne uscirà maggiormente qualificato a vantaggio di chi lo potrà e lo vorrà utilizzare. La situazione è che finalmente intanto è finita una situazione che durava da 6 anni e che ha portato dei disagi incommensurabili agli utenti del trasporto pubblico locale, perché non possiamo dimenticarci che negli ultimi 6 anni, essendo in un regime transitorio e provvisorio, nessuno ha investito un centesimo su il trasporto pubblico locale. Questo ha portato in giro per la nostra regione autobus in stato precario, vi ricorderete tutti gli autobus incendiati, tanti autobus fermi lungo le strade. Ha portato tante aziende, non tutte per fortuna, perché qualcuna ha anche continuato a investire nella speranza magari di continuare a gestire il trasporto pubblico locale, ma molte hanno dismesso gli investimenti e quindi abbiamo perso anche da un punto di vista patrimoniale.
A me quello che oggi fa sconforto e lascia veramente basito è l'atteggiamento di alcuni politici del Partito Democratico. Penso a uno su tutti, Enrico Rossi, che festeggia come se la nazionale avesse vinto gli europei. Ora capisco il clima d'Euro 2020, ma lui doveva essere il garante, l'arbitro. Di solito alle partite di calcio l'arbitro, quando finisce la partita, anche se una squadra protesta e per un rigore non assegnato, non è che l'arbitro esulta. Qui siamo di fronte a il trasporto pubblico che finisce in Francia, che finisce gestito dall'azienda di Stato francese, e l'ex governatore della regione Toscana, dopo 6 anni di controversie giudiziarie, che esulta sui social come se avesse vinto appunto la nazionale degli europei. Questo mi lascia basito. Il compito della politica non è esultare quando qualcuno vince una gara, semmai è di occuparsi che finalmente la Toscana abbia un trasporto pubblico locale all'altezza. La sentenza ha sicuramente tracciato una linea oltre la quale è necessario costruire nuovamente un sistema di trasporto pubblico locale, tanto più essenziale quanto più in questo momento stiamo assistendo a un grosso problema per quanto riguarda le infrastrutture principali che interessano la nostra regione, e per questa ragione è necessario cercare di spostare maggiormente l'utenza al trasporto pubblico. Un trasporto pubblico che in questi anni ha avuto moltissimi problemi, si segnalano sulla costa, a Pisa ma anche a Livorno, dei guasti ai bus praticamente continui, disservizi, problemi anche per quanto riguarda la tutela degli autisti e delle persone che viaggiano. E in questo momento credo che ci sia bisogno di dare all'utenza un servizio efficiente, un servizio soprattutto che riesca a estendersi anche alle aree che sono meno servite, e la Regione si deve attivare da questo punto di vista per cercare di far sì che la sentenza abbia un'attuazione, che il passaggio avvenga a questo punto con tutti i crismi e soprattutto si ritorni di nuovo ad avere un'efficienza che in questi anni troppo tempo è mancata. Sicuramente la gara, così come è stata improntata e con i 7 anni di trascinamenti legali che ha avuto, è stato un problema per tutti i toscani, ma soprattutto ha fatto capire che anche la Regione da questo punto di vista non è stata in grado di mettere su una gara come si deve e che non avesse tutti questi strascichi che purtroppo ci hanno portato alla situazione di adesso. Tanto le sentenze come tali si rispettano e si accettano. Io spero che chi si è aggiudicato il servizio da oggi crei una situazione migliore rispetto a quella che c'è stata in questi anni, perché lo sappiamo benissimo, i disservizi che hanno sofferto i cittadini e che hanno sofferto anche i lavoratori, tutti coloro che ogni mattina si alzano per garantire il servizio per colpa di questa gara che è stata fatta a lotto unico e che ha comportato poi i ricorsi che abbiamo visto. Abbiamo avuto tanti anni in cui il TPL in Toscana non ha funzionato come dovrebbe funzionare in una regione nel 2021. Quindi noi speriamo e vigileremo sul fatto che le cose migliorino. Detto questo, noi l'abbiamo sempre detto che il problema nasce da quando la decisione è stata presa. Pensare di accentrare, come spesso fa il PD in Toscana, e svuotare territori di competenze è qualcosa che a noi non ci trova assolutamente d'accordo. Crediamo che invece si debba fare il processo totalmente inverso. Bisognerebbe andare a riporre al centro i comuni, le province, quindi riportare tutti i servizi più vicini ai cittadini. Noi abbiamo contestato la scelta, che è una scelta tutta politica del PD, fatta ormai qualche legislatura fa, che ha portato ricorsi e che ha portato disservizi. Quindi tutto quello che abbiamo visto finora speriamo che vada a trovare una situazione migliorativa, ma certo è causa solo ed esclusivamente di scelte politiche di Enrico Rossi e della sua giunta. Riapre sabato 3 luglio la terrazza di San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena, comune al confine con il Lazio. 15 gli appuntamenti, tutti a ingresso libero e su prenotazione, organizzate anche grazie al sostegno del Comune e al contributo del Consiglio regionale della Toscana. Presentata la rassegna in Palazzo del Pegaso, e tra gli ospiti dell'evento ci saranno l'ex presidente della Commissione europea Romano Prodi, l'attrice Isabella Ferrari, l'attore e regista Marco D'Amore e Max Sirena, lo skipper protagonista dell'ultima Coppa America con Luna Rossa. La terrazza nasce 5 anni fa per volontà del comune di San Casciano dei Bagni e di un gruppo di amici che insieme abbiamo pensato di creare questa rassegna culturale
ma diciamo dal sapore pop, perché ci piace definirla così, a San Casciano dei Bagni, che è l'ultimo comune della Toscana, proprio al confine con il Lazio e l'Umbria, siamo proprio al confine. E idealmente quindi l'idea è quella di creare una rassegna che possa spaziare da temi molto diversi e a pubblici diversi, quindi che possa parlare a pubblici diversi. Quest'anno infatti affronteremo tematiche molto diverse ma contemporanee, come le frodi telematiche, il problema dei big data e diciamo anche dei bitcoin, di tutta la situazione che si sta verificando a livello globale. Affronteremo il tema del post pandemia con il professor Romano Prodi, che verrà intervistato da Dario Di Vico. Parleremo di cinema con Isabella Ferrari e con Marco D'Amore, due attori diciamo iconici sul panorama nazionale. E avremo molti altri incontri, anche presentazioni di libri, e poi avremo anche una superstar di questo anno sportivo, che è Maxi Rena, lo skipper di Luna Rossa, che quindi ha portato grande successo dell'Italia alla finale dell'America's Cup, quindi ci racconterà un po' il dietro le quinte di questo grande evento. Cercheremo di animare questo comune piccolo, perché siamo solo 1600 abitanti, con un'offerta culturale di grande qualità, con grandi personaggi, affrontando temi diversi. Quello che vogliamo fare è dare visibilità a quello che è un comune piccolo, e quindi anche se ha tantissime ricchezze, vive un po' di tutte le difficoltà che i piccoli comuni vivono, e vogliamo farlo con dei contenuti importanti come quelli culturali. Vogliamo un po' raccontare l'Italia dalla nostra piazza. Ma è un territorio bellissimo, che sa unire la bellezza paesaggistica anche ad un cartellone culturale di altissimo livello. Consentitemi di ringraziare la sindaca di San Casciano dei Bagni, Agnese Carletti, per l'opportunità che ci ha dato. Noi abbiamo l'idea di una Toscana diffusa, che abbia la capacità di saper valorizzare le eccellenze che ci sono sui nostri territori. L'appuntamento della terrazza è esattamente questo: riuscire a dare un messaggio di speranza a un'Italia che vuole ripartire, a una Toscana che vuole ripartire, fatta di tanti incontri, molto differenti tra loro, ma tutti con un profilo di altissimo livello. È un modo per mandare un messaggio di speranza dopo il tempo difficile che abbiamo vissuto. Da una piazza, una piccola piazza, c'è la capacità di saper dare una visione molto generale di quello che accade in Toscana e nel mondo. Per questo ho accolto subito con piacere l'invito, ed è bello vedere le porte del Palazzo del Pegaso che si aprono a tante iniziative culturali, a tanti momenti di ripartenza, il segno davvero che stiamo uscendo dalla fase più difficile della pandemia. Vogliamo fare la nostra parte, come ho detto anche al Presidente, abbiamo iniziato a farlo con le risorse che abbiamo messo per valutare la progettualità della variante intorno al passaggio, come sapete, di tanti automezzi che danno risposta al tessuto imprenditoriale che gravita intorno a quel territorio. Per attirare turismo serve avere una viabilità che funziona, serve avere dei soggetti pubblico-privati o privati che decidono di investire sul territorio, serve che ci sia voglia di scommettere sul futuro. Pinocchio è un simbolo della nostra Italia, è un simbolo della nostra Toscana nel mondo, e credo che dovremmo lavorare sempre più tutti insieme, in sinergia, ognuno per quanto di propria competenza, per fare in modo che quel luogo, un luogo che tocca il cuore di tutte le bimbe e di tutti i bimbi, non solo toscani, possa essere sempre più accessibile, sempre più fruibile. Di Pinocchio, che voleva dire nell'abitato di Collodi mettere in un unico parco tutta una serie di elementi che riguardavano la storia di Pinocchio. Siamo arrivati a un buon punto, siamo in via quasi finale, cominciamo a vedere la fine di questo progetto, a cui hanno partecipato per 20 anni i comuni, le regioni, le province che in tutta l'area erano, eccetera. Quindi ho scelto il consiglio regionale per venire a dire queste cose, perché quindi
non riguarda singolarmente un'opinione politica o un partito valido, ma riguarda la comunità, e se riguarda la comunità c'è il dovere che tutta la comunità debba essere informata. Regione Toscana, il Consiglio regionale.